Allora, buonasera, sono il presidente dell'associazione Operaino, mi chiamo Salvatore Posella, è un'associazione che è presente sul territorio quasi da 10 anni, anche forse qualcosina in più. È un'associazione che è nata così quasi per scherzo. L'associazione si chiama Upiraiono, sarebbe l'albero selvatico del Pero, un punto, diciamo che è un simbolo della Roccelletta, della frazione Roccelletta, un punto ben preciso dove in passato, parliamo degli anni 50-60, la gente si dava appuntamento in questo punto ben preciso, che in pratica era la gente che dal paese, da Boggia paese, scendeva giù alla frazione Roccellette, che era molto, prima era agro, adesso magari negli anni si è un po', diciamo, edificata, e quindi è cambiato un pochettino quello che era l'aspetto rurale a suo tempo. Bene, stavo dicendo di questa associazione. Così per caso ci siamo riuniti, un gruppo di ragazzi, e abbiamo voluto dare appuntamento a quello che è il morsello, che è un piatto tipico, diciamo, catanzarese, non appartiene al territorio di Borgia, però è molto consumato, e quindi abbiamo pensato di portarlo avanti in maniera continuativa, diciamo. Questa, siamo alla nona edizione. Questa sera abbiamo voluto che ci fosse questo gruppo di Soveri Mannelli, Notte Battente, e quindi con questo gruppo folcloristico. Ringrazio la Maresco Communication che ha voluto essere presente qui a seguito del nostro invito. Ringrazio l'amministrazione comunale per il patrocinio. Ringrazio tutti i ragazzi dello staff che mi sono stati vicini da circa una settimana, anzi forse anche 10 giorni, per organizzare l'evento. Un evento che ci occupa molto, tanto tempo. Poi, oltretutto, queste giornate di sole è stato un pochettino pesante, però non Nonostante ciò ce l'abbiamo fatta, finalmente siamo qui pronti per l'inizio di questa serata. Ringrazio ovviamente tutti gli sponsor che in qualche modo, per come hanno potuto, ci hanno dato il loro contributo, che non è poco, diciamo, in qualche modo ci aiuta ad andare avanti. Ringrazio tutte le persone presenti, ringrazio il mio amico, qui sono anche collega, Antonio, che avevo sentito parlare di questo gruppo e ho voluto toccare con mano quello che sarà. Mi sembra, da quello che sento in giro, che abbiamo fatto un'ottima scelta. Allora, stasera sì, è vero, è una serata di festa, ma noi in questa serata di festa vogliamo ricordare una persona che non c'è più, non è più con noi, un socio fondatore dell'associazione, una persona squisita. Io magari me la ricordo perché ero da ragazzino, più o meno abitavamo nello stesso quartiere, quindi ho un ricordo di questa persona molto umile, molto presente. Però nonostante ciò era una persona che era disponibilissima con tutti, nonostante aveva i suoi problemi, era sempre allegra, sempre presente, chiunque lo chiamava lui era disponibile. Quindi stasera, in questa serata di festa, sono sicuro che lui dall'alto ci guarderà e sarà contento di ricordarcelo. Questa persona si chiama Saverio Zangari, e faccio un saluto se ci guarda lassù.